Ranieri, o te tutte ti commuovi perché te tutte sei vecchiato o perché anche l'altra volta hai avuto altre volte in cui hai pianto del genere perché te tutte sei vecchio? E Ranieri risponde che stronzo. Lo devono sentire tutti, lo devono sentire tutti. Conferenza stampa, perdonate questa parola qua, però l'ha detta Ranieri scherzando, si scherza su ragazzi. Ranieri, gridato in conferenza stampa dopo Verona, la vittoria sul Chievo, con l'affanno. Fanno le lacrime, insomma, e quel bischerone lì, quel bischero toscano l'ha messa subito in difficoltà Ranieri, che gli ha dato simpaticamente, ridendo, scherzando, dello stronzo. Però questo stronzo se ne è sentita meno l'enfasi mediatica piuttosto che a suo guardi di Ibra, che ha avuto un grande exploit mediatico, ma qualsiasi cosa fa Ibra, anche i gol vengono subito messi in grande risalto mediatico. Io non sono interista, l'Inter non mi è simpatica. Se c'è una squadra che non mi è simpatica sono l'Inter e la Juventus. Però io quando la Juventus gioca bene, quando l'Inter gioca bene, quando ci sono dei campioni nell'Inter, quando ci sono dei giocatori, degli allenatori in questo caso, che mi piacciono, io li esalto. Quindi Ranieri, un applauso, allenatore dell'Inter, ma io lo apprezzo molto perché Ranieri è un signore. È un signore, ha fatto un grande lavoro in tante squadre, come ad esempio anche a Roma fece un grande lavoro, e lo ha fatto anche quest'anno all'Inter. Ha avuto ultimamente un po' di sfortuna, un po' di quello che è. Insomma, è andato male, però lui è un signore. Io lo apprezzo veramente, sincero. Anche se io l'Inter lo dico esplicitamente, senza problemi. C'è chi è simpatico il Milan, chi è simpatico l'Inter, chi è simpatico la Roma, il Napoli, il Torino, il Palermo. A me l'Inter non mi è mai stato simpatico, come anche la Juventus. Lo dico per la prima volta. Non sono un tifoso, io non tifo per nessuno. Però vado a simpatia. Vado a simpatia, ecco, non sono un tifoso della simpatia, però per esempio sono un grande, mi è molto simpatico Ranieri, lo apprezzo molto, ha uno stile che io ammiro, educatissimo, a parte lo stronzo, detto così amichevole, che poi ha detto stronzo, ho detto in diretta, però poi ha risposto in modo signorile, professionale, cioè, grande Ranieri, anche se poi oggi c'è Inter Olympique Marsiglia, no? I milanisti quando sentono Olympique Marsiglia fanno così perché ricordano certe batoste in Champions League, anche vittorie in Champions League contro in Coppa dei Campioni, no? Ai tempi di Van Basten, di Gullit contro l'Olympique Marsiglia. E quindi oggi c'è Inter Olympique Marsiglia, l'Inter parte da 0-1, Befana al 93esimo, ricordo, all'andata in finale a Marsiglia. Ce la farà a fare 2-0? Perché comunque quello occorre, no? Un 2-0 oppure un 3-1. Ce la farà a fare un 3-1, un 2-0? Secondo me potrebbe farlo. L'Olympique Marsiglia, comunque, è una squadra alla sua portata. Gioca in casa, effetto San Siro, parla Ranieri. Ma Ranieri dice esplicitamente: l'importante è non prenderlo il gol. Ok, quindi detto questo. O te tu bischero, Ranieri, e te ti saluto, ma te ti faccio un applauso, o te tu, o come stai, o ciao.